Ciao a tutti ragazzi, qui è FortoTheGamer che parla e benvenuti in un video su Fortnite. Oggi ragazzi abbiamo un video molto diverso dal solito, quindi mi raccomando guardatelo fino alla fine e inoltre iscrivetevi al canale se non siete già iscritti ragazzi, mi raccomando. Ok ragazzi, per la prima volta dopo un bel po' di video non ci stiamo buttando a Pinnacoli perché il bus gli passava troppo lontano, questa era la traiettoria più o meno, e quindi stiamo andando al corso commercio. Dovete sapere che raga, io su 10 partite 9 vado a Pinnacoli, quindi sono molto abituato a giocarmela a Pinnacoli. Andare in un'altra zona potrebbe essere un problema, ma io credo che se si riesce vagamente a sparare, si riesce a sparare ovunque. Il lag è sempre con noi, nostro caro amico, nostra cara e simpatica presenza, amicizia, insomma volete chiamarla. Granata ai pulsi? Seri? A parte che sto laggando, granata ai pulsi? Io ne le trovavo che non so quanto tempo erano le granate impulsi. In un video dove non le ho mai mostrate, quindi potrebbe essere una bella occasione. Ok, ok, va bene, va bene, va bene. Uno qua sopra, appunto, ha preso un'arma. Ok, quanta bella roba le nevi, zio. Mamma mia, tre scildini e poi uno grande, grande, grandissimo, zio. Grazie di sta roba. Ok, perfetto, ci facciamo pure questa. Il revolver lo lascio qui, non mi interessa. Dite quello che volete voi, raga, ma il revolver... Cioè, lo so anche un po' utilizzarlo, ma mezza cosa. So un po' utilizzarlo, ma non mi va di sprecare spazio. Cioè, preferisco proprio non prenderlo e non essere tentato di fare stupidaggine. Munizioni. Una cesta? Buono. Munizioni. Ok, vabbè, nulla che ci interessi, ci pigliamo giusto le bende qui. E andiamo a fare un po' di gunfight ragazzi, perché ne abbiamo fatti in realtà per ora pochi, solo uno. E in realtà è stato più un povero Cristo che veniva martoriato che altro. Fatemi divertire un attimo. Muoio, ottimo, sono un coglione, lo so, lasciatemi stare. Oh Cristo, aspettate, quello non mi ha visto. Sono a fare un casino questi qua. Che scambia bare! Che scambia bare! Troppo divertente! Ah, zio mio! Non vado, raga, lo mi sala! No! I can't believe this! I can't believe this! E invece posso believe! Posso believe, è un tocco di classe! Davvero un tocco di classe! Ok, comunque raga, abbiamo fatto una cosa un po' deficiente con la granata, perché ci siamo fatti solo del danno. Però è stato figo! È figa come arma, davvero, vorrei studiarla meglio, solo che avendone solo tre alla volta e avendola trovata tipo tre volte fino ad ora non è che possa fare sti grandi trick. Fatemi per esempio vedere una cosa, fatemi essere un coglione per un po', no? Aspettate, ecco qui, esatto. Se facessi una cosa di sto tipo. No, è andata male! Vabbè, va bene, va bene, ok, ok. Volevo salire su quel tetto, no? Ok, ok, vedo la torre vicino a Celti. Vedo un attimo se si sono lottati la roba sulla torre. E poi ci buttiamo nella zona di Celti e vediamo se è rimasto qualcuno. E vabbè sì, questo me lo faccio a sto punto, scusatemi . Sento dei gunfight nelle zone di Celti. Vedo anche delle brutte costruzioni a Celti. Sì, credo di averlo visto. Cerco un attimo di prendere il fucile di precisione e di provare. No, da qua sicuramente no. Devo mettermi almeno da qui, esatto. Ok, tralasciando il fatto che ho missato un bel po' di colpi che ne bastava uno, ok? Ne bastava uno, lo so. Però ci abbiamo guadagnato uno Scarl, quindi tralasciamo il mio colpo un po' sfortunato, più o meno. Andiamo a vedere se tra quei due qualcuno... sì, tra quei due qualcuno è riuscito a sopravvivere. Ah, peccato. Cavolo. Cosa ti curi a fare? Scusa, vedi che sto venendo? Prova a fare gunfight. Lo so che magari aveva zero di vita, però dico... Vabbè. No, non è caduto. Perché? No, è entrato. No, Lurido, sei entrato. Perché? Perché sei entrato? No. Dovevi volare via. No.
Vabbè, peccato, raga. I tentativi con la granata di impulsi vanno bene così. Basta, se le ritroviamo le lascio. Però dai, cosa simpatica, cosa simpatica. Si potrebbero utilizzare molto meglio, e so che molte. Oh, Cristo. Aspettate, ragazzi. Scusatemi un secondo. Ok, come stavo dicendo, ho visto che molte persone le sanno usare molto bene. Noi abbiamo fatto questo, quindi fanno da così. Ok, meglio questo. Ricarichiamo qui. Ok, ci siamo, ragazzi. Però non me l'aspettavo, di trovarmelo di faccia. In realtà è stata una cosa molto. Oh Cristo, ti costruisco, ti prego, non sparare. Ma ci è andata bene, ci è andata bene. O di farmi. Ehi, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Ok. Cavolo. Dai. Vabbè, sono scarso io qua. Però non è che lui, cioè, sembra che stia reagendo molto bene, insomma. Sì, però no. Così no. Vabbè, dai, mi sono fatto levare troppa vita inutilmente, raga, peccato. Vabbè, sì, sto qua, guarda un po'. Ok, lo so, il gunfight me lo sarei potuto gestire molto meglio, non ditemelo. Dai, una cosa veloce, zio. Non vederti, no, cioè, dico. Aspetta, via queste, via queste. Ah, ok, vabbè, solo una. Vabbè. No, non vederti là sotto, no, cioè, non sono ancora così stupido, scusami, eh. No, dai, sbuca. No, no, Oh, mamma mia, ragazzi, questa è bellissima. Cioè, bellissima no, perché era più o meno fermo il nemico. Però, bam! Nella tempesta, ragazzi, si vedeva a malapena. Si vedeva a malapena. Non so se si è capito dal video, ma ho fatto una kill. Forse non avrete notato la scritta. Vabbè, comunque, figo. Molto figo. Vabbè. Ho tentato l'impossibile qui. Colpito. Vabbè, si costruisci. Caro mio, o vieni preso dalla safe o vieni preso da me. Che dici? Mi dai la kill? Quanta vita c'hai, io? Uffa, che sei. Cioè, ora per prendermi una kill devo pushargli addosso e prendermi un po' di danno dalla safe. Guardate un po'. Guardate un po'. Ecco, bravo, grazie. Ah, beh, almeno. Oh, hai una graffa. Scusa. Cioè, grazie, tipo. Dai, guarda quello. A posto, a posto, a posto, a posto. Ok. Bravo. Madonna, bravo. Avevo sentito, guardate un po' questo, va. Guardatelo. In 4 e ho un vantaggio tattico non da poco, sono in safe. Nel frattempo, due di loro stanno a fa gunfight, li lascio fare. Cavolo del tablano. Cioè, ha aperto il deltaplano. Aspettate. Oh, cavolo, raga! No, cavolo, bravo questo qua, bravo! Mi ha azzeccato un bel headshot che ho costruito anche in testa. Lui ha saputo fa. Aveva il vantaggio però di stare in alto. Peccato, peccato sul serio. Quindi ragazzi, il video di oggi si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, ragazzi, davvero peccato perché la partita si poteva vincere. Ero in vantaggio tattico, ho voluto fare il deficiente,
La prossima volta, ragazzi, ce la giocheremo meglio. Inoltre, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Seguitemi su Instagram, link in descrizione. E noi ci becchiamo alla prossima. Ciao, ragazzi!